A 6 mesi dall'alluvione al teatro La Fenice di Senigallia è stato organizzato uno spettacolo che ha previsto la presentazione del cortometraggio del giornalista e storyteller Luca Pagliari, L'agente del fare, girato nei giorni successivi alla calamità naturale. Un'occasione per ritrovarsi e per ringraziare tutti i volontari che in quelle settimane difficili si sono messi a disposizione immediatamente. Hai realizzato un altro cortometraggio molto importante, L'agente del fare. L'agente del fare perché questo documentario nasce per ringraziare chi ha fatto, chi si è adoperato per aiutare gli altri durante l'alluvione e per incoraggiare chi non ha mai fatto per fargli scoprire che non è poi così difficile. Sì, e di cosa ha bisogno? Di un paio di persone? Beh, indubbiamente la presenza dei giovani è stata la cosa più importante, anche perché spesso e volentieri dei giovani noi diamo un giudizio tranchant che è sbagliato e quindi fondamentalmente bisogna dire che loro sono davvero il nostro futuro e la nostra speranza. Siete passati da eroi, ma adesso dove siete finiti? Adesso che le telecamere si sono spente e le luci si sono abbassate, ora che il mondo ha ricominciato la sua solita routine e ci ha declassato a notizia minore, meno interessante, che non fa più audience. Con questa persona che è venuta giù da Milano, che mi ha dato un senso importante del fatto che lui aveva dei clienti qua a Senigallia e si è sentito in dovere di venire giù, perché lui ha detto: io non l'ho vissuta, ma non sono venuto qua per vivere l'alluvione, ma per aiutare chi aveva più bisogno. È stata una cosa molto forte che a livello anche personale ti lascia molto dentro. Quindi anche chi è alla ricerca di qualcosa di forte, qualche stimolo personale, fare volontariato è una cosa perfetta. Anche lui per non dover scappare. Se guardi bene, ti sto di fronte. Nonostante quello che hai subito, hai avuto subito l'energia di reagire e di aiutare gli altri. Sì, diciamo che in quei momenti è tutto molto concitato. Quella notte mio padre lavorava, quindi ero da solo a casa con mio fratello e mia madre. Mia madre purtroppo era terrorizzata perché avevamo già vissuto l'alluvione del 2014 e quindi quella notte la forza di volontà veniva dal fatto che dovevo un po' tirare avanti tutto quanto. Quindi con mio fratello in particolare cercavamo di tirar su più cose possibili dal pian terreno. Mia madre appunto che ci aiutava ma era comunque terrorizzata dal fatto che potesse arrivare il fiume da un momento all'altro con tutta la sua forza e quindi la forza di volontà è arrivata lì, in quel momento, dal fatto che eravamo noi tre contro un fiume che è indomabile, quindi la forza di volontà va trovata per forza. E chiaramente poi la seconda parte, dopo aver sistemato casa, diciamo, in quei 2 o 3 giorni in cui sono venute tante persone, la prima cosa che ho fatto è andare subito in seminario e capire dove andare a fare volontariato, perché dopo aver ricevuto tanto bene, tanto aiuto dalle persone, non ho esitato alcun istante per andare ad aiutare gli altri ed è forse stato il momento più edificante, più bello di questa tragedia, perché vedere le persone che comunque hanno condiviso con te questa disgrazia, le lacrime, rabbia, frustrazione, è stato forse quello che poi ti fa vivere questa esperienza con un po' più di leggerezza, esatto. Quindi.